Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo nel Borneo e guardate questa bellissima inquadratura, è un villaggio di palafitte lungo un corso fluviale. Sto andando alle pendici di questa montagna dove mi è stato detto, e questa volta informazioni sicurissime, vi sia un sentiero che porta a un villaggio di tagliatori di teste. Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in un sentiero nella giungla del Borneo. Anche se ancora questo non si evince, poi vi mostrerò una panoramica a 360 gradi. Sono qui in missione alla ricerca dei famosissimi tagliatori di teste e vi devo dire che stavolta li ho trovati, erano in cima alla montagna al confine con l'Indonesia, Malesia-Indonesia. Ho faticato, è un mese che sto girando a chiedere informazioni e indicazioni, a raccogliere notizie, purtroppo è anche difficile trovare le persone che ti danno le notizie, proprio generalmente nella giungla è proprio difficile trovare delle persone. Ho trovato questo sentiero, l'ho percorso, già in cima vi è un percorso molto aspro, bisogna stare attenti più che altri serpenti, e ho trovato i famosissimi tagliatori di teste, che è un villaggio pacifico, ho avuto modo di parlare con loro. Tagliano le teste solamente, vi sono diversi tipi di tribù nella giungla, tagliano le teste solamente ad altri guerrieri, non toccano donne, bambini e non toccano nemmeno gente della popolazione che non è parte dei conflitti, ovvero toccano solamente i guerrieri. Il mio scopo di questo viaggio è dovuto essenzialmente dalla situazione nefanda in Italia per quanto riguarda lo Stato democratico. L'Italia non è una democrazia compiuta, vi sono dei partiti che sono essenzialmente delle lobby costituite e rappresentate con un sistema di scatole chiuse, è impossibile entrare ai vertici di queste lobby e questi partiti obbligatoriamente noi cittadini veniamo illusi che con un voto obbligatorio che coinvolge tutta la società dato a questi partiti si attui una democrazia. In realtà non è così, perché noi andiamo sempre comunque a votare delle cricche precostituite che non hanno all'interno nessuno scopo democratico se non quelli di facciata. Non andiamo ad eleggere direttamente i nostri rappresentanti, nessuno all'interno delle istituzioni ci rappresenta per maniera diretta, il popolo italiano non è un popolo sovrano e qui si contravviene l'articolo 1 della Costituzione. I cittadini non sono tutti uguali come stabilisce la Costituzione, in quanto vi è un premio di maggioranza per cui ci sono dei cittadini che sono maggiormente, il loro voto ha avuto un peso maggiore all'interno della Costituzione, ma se siamo tutti uguali ognuno deve essere rappresentato proporzionalmente allo stesso modo, per cui vi è un sistema bellissimo creato ad arte per far finta che in Italia vi sia una democrazia. Io sono qui alla ricerca dei tagliatori di teste, li porterò in Italia. Questi, soprattutto quelli nel territorio malesiano, possono arrivare in Inghilterra senza il visto, facendo parte del Commonwealth britannico, poi dall'Inghilterra con un volo Ryanair li porterò in Italia. Ecco, ci troviamo in un posto veramente sperduto, è stato duro giungere fino qua. Il mio viaggio continuerà e vi mostrerò un po' questi viaggi, addirittura io dentro una casa, poi se riesco farò un filmato e ve lo presento, mettono le teste, ho scoperto un po' come fanno, prendono le teste decapitate, le tengono in casa, le mettono in casa come souvenir, poi sotto accendono un fuocherello molto lento, dei carboni ardenti, che il calore salendo, andando su queste teste, fanno sì che si disidratano e si rimpiccioliscono. Ecco, questo è un po' quello che ho avuto, ma non sono riuscito ancora a filmare perché è richiesta molta discrezione su queste cose, ecco, non vorrei fare la parte dell'intruso, già ho avuto la disponibilità di 3 tagliatori di teste, per cui arriverò in Italia e con dei sistemi
molto all'avanguardia, cercherò di riportare in Italia uno status democratico proprio nel momento in cui le lobby tentano di modificare la Costituzione affinché la loro egemonia e l'oppressione dovuta alle lobby nei confronti di cittadini si vuole andare ad aumentare. In questo momento vi è un progetto di modificare la Costituzione e addirittura si vuole legittimare questo status di dittatura, una dittatura che per il momento è silenziosa e nascosta, la si evince solamente da piccoli particolari che chi è attento se ne è ben accorta. Ad esempio, tutti i primi 10 articoli della Costituzione sono costantemente violati e si vuole proprio creare la dittatura costituzionale. Questo non va bene e per fare ciò ci vogliono metodi incruenti per andare a riportare ordine all'interno del nostro paese. Ok ragazzi, vi mostro un po' una panoramica per far vedere il posto, dato che è molto folcloristico. Ecco, questo è il sentiero che sto percorrendo, c'è un po', adesso sono arrivato da qua, magari da qua è più, ecco, qui siamo in discesa, ecco, questo è un po' il posto, ci sono anche un po' delle liane, ecco, un po' una vegetazione così. Il mio viaggio continua e vi porterò a voi tutti una bellissima sorpresa. Finalmente gli italiani ritroveranno la loro libertà. Ecco, bisogna stare attenti a queste piante che hanno degli spini molto acuminati. Più che alle piante bisogna guardarsi attorno che non ci sia il serpente. Ecco, quello potrebbe essere un po' più pericoloso, che non ci sia il serpente. Ok, molti mi avevano dato un po' del folle, molti erano coloro che si erano augurati che io finissi nelle fauci di un coccodrillo oppure strozzato da un serpente, ebbene no ragazzi, ce l'ho fatta, ho trovato il villaggio dei tagliatori di teste e sono arrivato fino qua sano e salvo. Ok, adesso vi saluto prima che le formiche che ho sul braccio mi incomincino a mordere e ci sentiamo alla prossima. Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, questa è l'abitazione dei tagliatori di teste. Guarda, vi faccio vedere un particolare, sono qui fortuitamente, con molta cauzione. Ecco, guardate qua, questo qui sono le famosissime teste, adesso qua, non so quanto si riesca a far vedere, vengono appese in questo ceppo qui le teste e sono qui dentro, adesso è molto scuro, poi magari pubblicherò una foto, e vengono messe a seccare sotto dei carboni, eccoci qua. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, non sono questo qui inquadrato, sono quello che sta tenendo la macchina fotografica. Come vi avevo annunciato, ho trovato i tagliatori di teste, gli IBAN. Gli ho portato in dono una maschera e questo qui, tra le altre cose, è veramente un artista, è un intarsiatore che fa dei lavori bellissimi e l'ho ingaggiato. Voi non ci crederete, con tagliatore di teste, io sono stato in casa sua, dopo vi farò vedere, ci sono le teste rinsecchite, rimpecciolite sotto la fiamma, poi vi farò vedere anche questo dettaglio. Guarda, è un sta facendo dei lavori con legno, è un intarsiatore, qui ci sono, eccolo qua, senza la maschera, guarda, così è anche più bello, e veramente mi trovo in un posto bellissimo e mi sono portato dietro la maschera dall'Italia per fargli un omaggio. È un mese che giravo cercando di trovare un tagliatore di testa, finalmente ce l'ho fatta e mi sono portato dietro nel viaggio tutto questo tempo la maschera. Ok amici, un caro saluto a tutti
questo qui è contentissimo perché io ho proposto, me lo porterò in Italia, c'è anche due fratelli, me li porto con me. E alla prossima.